Leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 2, e dice: «Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio?» E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. «Giustificati, dunque, per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». Come essere giusti davanti a Dio? Le domande della Bibbia. Giobbe ha battuto, ha perso i beni, i figli, i servi, ed ora è tormentato da una grave malattia della pelle. Alcuni amici venuti per consolarlo gli fanno interminabili discorsi per dimostrare che se lui soffre così tanto è perché ha commesso dei peccati. Eppure la sua condotta era esemplare. Quando io soffro, quando il mio futuro è sbarrato, quando intravedo la morte, allora innumerevoli domande mi assillano. Penso alla mia sofferenza, certamente, ma ancora di più al perché di questa sofferenza. Ebbene, Giobbe ha imparato a conoscere le compassioni di Dio, Giacomo capitolo 5 versetto 11, e a capire che nessun uomo, per quanto bene faccia, è giusto davanti a lui. Uno degli amici gli ha detto: «Se ricorri a Dio, implori l'Onnipotente, se proprio sei puro e integro, certo egli sorgerà in tuo favore. Dio non respinge l'uomo integro». Giobbe capitolo 8 versetti 5, 6 e 20. Ma Giobbe sapeva che il problema non era quello e risponde: «Sì, certo, io so che è così. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio?» Ecco la domanda capitale: chi può dire di non avere nulla sulla coscienza? La risposta è arrivata solo con la venuta di Gesù, quella giustizia che non ho e alla quale aspiro. Dio me la vuole donare. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 8. È per un atto della sua grazia che Dio considera giusto chiunque crede. Ma se Dio può fare questo e può aprire al credente le porte del cielo, è perché Gesù è morto ed è risuscitato. È Lui che ha portato il giudizio del peccatore che si ravvede. Che il Signore ci benedica.